Tragedia nella notte a Foggia, un boato il cui fragore si è avvertito in tutta la città, ha sconquassato una palazzina di via Edmondo De Amicis. Il piano terra e il primo piano di un palazzo di 6 piani sono letteralmente esplosi, devastando 4 appartamenti e provocando il crollo del solaio delle abitazioni al primo piano. Tragico il bilancio della tragedia, 2 morti e 4 feriti, di cui un anziano in gravi condizioni. Sotto le macerie hanno perso la vita 2 giovani coniugi, Luigi Veneziano, di 37, e Giusy Fiore, di 29 anni. Li avrebbe compiuti il 4 luglio prossimo. Miracolosamente salvo il loro bambino di 3 anni, estratto dalle macerie, terrorizzato e ricoverato nel reparto pediatria degli ospedali riuniti. L'esplosione, quasi certamente dovuta a una fuga di gas, è avvenuta alle 3.50 di questa notte, come ci racconta un residente. Stavamo dormendo quando a un certo punto ho sentito un boato e, siccome ho avuto anche dei calcinacci e dei vetri in faccia, subito ho pensato che fosse successo qualcosa di grave. E poi, affacciandomi fuori, ho visto tutte le macchine tutte rotte. Qui di fronte a me e i due diciamo, appartamenti a piano terra completamente divelti. Inizialmente avevo pensato a una bomba, però poi facendo un po' un'analisi sulle persone che abitavano lì, non mi sembrava proprio probabile una cosa del genere, perché ho pensato a un'esplosione di qualche bombola di gas. Qualcuno dei residenti pare abbia avvertito questa fuga di gas già ieri. Ieri sera c'è stata una denuncia fatta all'AMGAS, perché appunto in questa zona spesso, periodicamente, si sentono questi odori di gas. E sono venuti, effettivamente hanno fatto anche un sopralluogo, però non hanno trovato niente di che, anzi addirittura hanno dato la colpa a qualche macchina a gas che probabilmente un po' malandata, che fuoriusciva sto gas. E tutto qui. Poi sono rimasto qui fuori, ho visto estrarre il primo corpo sotto le macerie. Mi hanno cominciato anche ad interrogare per sapere quanta gente ci fosse, e io ho dato il numero esatto delle persone che abitavano. Sia... Lei conosceva i due ragazzi che sono morti? Sì, li conoscevo. E niente, loro avevano preso da poco questo, l'avevano ristrutturato, avevano fatto delle modifiche interne, eccetera, eccetera. Ed è un mese e mezzo, non di più, che erano venuti ad abitare qui. Lei ha visto estrarre anche il corpo del bambino, per fortuna vivo? Sì, ho visto estrarre il corpo del bambino, l'ho visto che era vivo perché era seduto sulla barella, quindi non in posizione supina, per cui ho visto che stava abbastanza bene. Poi subito dopo hanno cominciato a estrarre gli altri 2 corpi, ho visto che erano già coperti completamente da un telo, per cui ho pensato subito che purtroppo per loro non c'era niente da fare. Oltre al piccolo sono rimasti feriti i coniugi Ricucci e l'85enne Antonio Morelli, le cui condizioni destano qualche preoccupazione. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e personale del 118 e i vigili del fuoco, che sono tuttora all'opera per sgomberare le macerie, mettere in sicurezza l'intera zona ed accertare le cause del disastro. Quello è certissimo che è stata una fuga di gas che ha provocato l'esplosione, dopodiché sono stati trovati dei corpi e quindi messi. Attualmente stiamo mettendo in sicurezza lo stabile, quindi rimuovendo tutto ciò che può essere possibile per iniziare i lavori di sgombero. Senti, ci puoi spiegare un po' tecnicamente? Abbiamo sentito parlare di onda d'urto, prima verticale e poi orizzontale. Che cosa significa in pratica? Se c'è stata una sacca sicuramente di gas, in questo caso le onde d'urto che sono state sprigionate sono quelle che appunto hanno fatto sì che le pareti si gonfiassero a tal punto da cedere. Avete detto che avete trovato probabilmente una bombola di gas nell'appartamento occupato purtroppo dalle 2 vittime, ma l'esplosione è dipesa dalla bombola di gas o dai tubi invece del gas città? Senta, purtroppo al momento siamo in corso, ancora come le dicevo, ancora indagini in corso sia da parte dell'amministrazione sia da parte che si stanno interfacciando appunto per valutare le cause che hanno potuto determinare questo evento. Avete fatto evacuare a scopo precauzionale? Sì, l'intero stabile fino a quando non metteremo in sicurezza i luoghi.